Allora, DJ Nar, le prime impressioni di questa prima parte di ritiro dal tuo punto di vista, dal punto di vista atletico, come stai? Ma adesso stiamo... Personalmente sto affrontando la prima fase di ritiro, visto che la prima era un po' a parte, lavoro a parte, quindi adesso sto facendo un po' dei carichi di lavoro più importanti, quindi queste amichevoli servono per ritrovare un po' il feeling col campo, e per adesso il lavoro procede bene, c'è ancora tanto da lavorare in vista della Coppa Italia e poi del campionato. Tu hai già fatto la Serie B, lo scorso anno sei stato tra i protagonisti del Modena. Guardando un po' in generale il panorama di questa Serie B, i compagni hai avuto modo di conoscerli, alcuni dovranno ancora arrivare. Dove può arrivare secondo te questo Spezia? Ma adesso è una società che si appresta ad affrontare la Serie B dopo un po' di anni che non la faceva. Sicuramente c'è ambizione, ma la Serie B è un campionato lungo, difficile e bisogna partire con i piedi ben piantati per terra, perché se no si rischiano brutte figure. Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai tifosi, alla piazza, al presidente, che comunque investe tanto, e quindi solo il lavoro sul campo ci dirà dove possiamo arrivare. Spiega un attimo che tipo di preparazione hai fatto, un po' da solo praticamente. Sì, io venivo da un infortunio a Padova 2 anni fa, importante, quindi quando faccio queste preparazioni, soprattutto dopo un periodo di inattività, dopo quello estivo, ho bisogno di riprendere con più calma, quindi il lavoro è stato mirato appunto con il preparatore atletico, il medico, affrontare la prima parte in un determinato modo, invece adesso riprendere con i compagni, e quindi è stato importante. Praticamente questa era la prima partita che facevo dopo 2 mesi, quindi a mano poi si ritroverà condizione e conoscenze con i miei compagni. Primo approccio con il pubblico spettatore. Ma sì, questa è una piazza calda, si sa, quindi dovremmo cercare di portarceli dalla nostra parte, nel senso dargli gioie, perché comunque il pubblico in Serie B è importante, quindi una piazza come Spezia con un tifo così caldo dovrà essere il nostro 12° uomo. Grazie. Ciao.